Gossip Uomini e Donne, Alex e Alessandro, ecco la nostra prima notte d'amore. Uomini e Donne Gossip News, Alex e Alessandro raccontato la prima notte d'amore insieme dopo la scelta. A Uomini e Donne è tempo di scelta e una delle ultime è stata quella di Cancelletto Alex Migliorini, il tronista gay di questa edizione del programma di Maria De Filippi che in settimana ha fatto la sua scelta finale e ha deciso di coronare il sogno d'amore con Alessandro D'Amico, diventato il suo fidanzato ufficiale a tutti gli effetti. Le gossip news di queste ore su Cancelletto Uomini e Donne rivelano che Alessandro ha scelto di fare le cose in grande e subito dopo il momento della scelta finale ha deciso di presentare il suo nuovo fidanzato ai familiari. Alex e Alessandro dopo la scelta a Uomini e Donne. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso Alessandro D'Amico che in questi giorni sul suo profilo ufficiale Instagram ha postato le foto dell'incontro che è stato tra Alex Migliorini e la sua famiglia. I due ragazzi, quindi, sembrano avere delle intenzioni molto serie su quella che sarà la loro storia d'amore e questo passo in avanti così importante lo dimostra. Le ultimissime di gossip di queste ore su Uomini e Donne rivelano anche che Alex e Alessandro in una recente intervista hanno avuto modo di parlare della loro prima notte d'amore insieme, trascorsa poco dopo il momento finale della scelta. Alessandro D'Amico ha raccontato che fare l'amore con Alex è stata una delle cose più belle della sua vita, tra i due che è un grande feeling e una forte carica passionale che ormai li rende inseparabili e anche sotto le lenzuola. I due hanno trovato un bel po' di intesa vincente. La prima notte d'amore di Alex e Alessandro. Una versione dei fatti che è stata confermata anche dall'ex tronista di Uomini e Donne che ha consentito alle parole del suo fidanzato, confermando il fatto che la loro prima notte d'amore insieme è stata indimenticabile e bellissima. Successivamente i due fidanzati nel corso dell'intervista hanno parlato anche di quelli che sono i loro progetti futuri. Nel dettaglio Alessandro ha ammesso che entro aprile, maggio tornerà ad Ibiza per la riapertura del suo ristorante e ha già chiesto ad Alex di poterlo seguire nell'isola spagnola anche se al momento non hanno ancora deciso dati gli impegni che avrà nel corso di quei mesi. E così Alex e Alessandro decideranno nel corso delle prossime settimane sul da farsi e nel frattempo vivono la loro storia d'amore, consapevoli del grande affetto che il pubblico di Uomini e Donne nutre nei loro confronti, al punto da diventare amatissimi sui social. Cancelletto Uomini e Donne anticipazioni.